Ciao a tutti da Fabrizio e adesso partiamo nella trattazione di questo nuovo argomento che sono la prevenzione degli attacchi XSS cross-site scripting. Vediamo un attimino che cosa sono, di cosa trattano e lo facciamo con degli esempi pratici e anche con un esempio finale dove vi mostrerò come prevenirli e rilascio anche il codice in forma gratuita su GitHub. Allora, prima vediamo un attimino di cosa si tratta. Affrontiamo il problema del cross-site scraping, ossia un problema di vulnerabilità dei siti web. Nello specifico si tratta di una vulnerabilità che riguarda tutti quei siti che hanno del codice e del linguaggio di programmazione lato server, ossia PHP, ASP.NET, C#, eccetera, eccetera. VBScript e altri. Ossia, quando nella pagina web è previsto un passaggio di valori per una validazione o altro. Proprio nell'emissione dei dati da input, trova la porta di ingresso in un possibile hacker o un cracker. E le modalità e le finalità sono ovviamente malevole. Possono essere, per esempio, raccolta dati, reindirizzamento dei dati che sono stati raccolti al punto precedente, manipolazione anche in questo caso dei dati raccolti al punto 1, modifica del comportamento del sito web o altra ancora. Ma insomma è chiaro che l'intento di effetto di questo tipo di attacco è un intento chiaramente malevolo. Nel corso degli anni la classificazione di questo tipo di attacco vengono diversificate a seconda della tipologia, ma lo schema generale più o meno rimane quello che vedete in figura, ossia l'aggressore invia del codice maligno nel link, questo è di tipo persistente, ma insomma più o meno cambia poco, via email alla vittima. La vittima clicca su quest'email che viene mandata e all'interno c'è un link verso un sito web che qui vedete indicato come website.3, questo sito è vulnerabile e questa vulnerabilità fa sì che l'aggressore riesca ad ottenere i vostri dati di accesso e una volta ottenuti i vostri dati di accesso ovviamente vi può provocare tutta una serie di danni. Non persistenti sono i più comuni, XSS, CypherScript non persistenti sono i più comuni, sostanzialmente si verificano quando vengono passati dati lato server per essere riutilizzati per la finalità del sito, senza che ne venga controllata la sicurezza. Generalmente in questo tipo di attacchi l'esca è un null dall'aspetto rassicurante che però invece reindirizza ad un sito non affidabile dal quale è possibile che venga scaricato dal browser della vittima del codice malevolo. Un attacco persistente, i primi sono chiamati anche reflected, è di questo tipo, significa quando i dati forniti nel caso dell'attacco vengono salvati sul server e quindi vengono visualizzati come sempre in modo quindi persistente nelle pagine web infettate. Questi sono veramente i più tremendi di tutti. Durante la navigazione dell'utente che non si rende conto del pericolo che sta correndo. Tipicamente si parla di questi attacchi quando si riferisce a un codice maligno con lo script e con il conseguente JavaScript, con i dati raccolti che vengono reindirizzati a una terza fonte, controllata dall'aggressore o un altro sito web tipicamente. Un altro tipo di attacco era in precedenza fatto con gli oggetti di tipo Doom, ma attualmente con le query e le ultime release si riesce ad avere un grado di sicurezza pressoché totale. Facciamo un esempio non persistente, XSS scripting. Il cracker cerca una pagina web attaccabile, ossia che non controlli i dati che vengono immessi, diciamo una query del tipo smartphone.php punto interrogativo cerca uguale, ossia un sito di cellulari. Il sito funziona perfettamente con dati normali, per esempio se metto Samsung, purtroppo chi ha progettato il sito web non è stato attento alla sicurezza, quindi se io immetto uno script
tipicamente un JS JavaScript con alert vulnerabile agli attacchi XXS, questo genera il pop-up con quella scritta che vedete lì evidenziata. Da questo momento l'aggressore ha conoscenza che il vostro sito è vulnerabile. A questo punto l'aggressore manda, invece che con il nuovo script appunto precedente, manda uno script molto più con codice malevolo al suo interno, che io qui ho messo il leggo.js, poi magari vediamo anche come può essere fatto questo leggo.js, e inizia a mandare email con i messaggi ingannevoli, di raggiungere l'URL della vostra email con scritto qualcosa bellissimo, un nuovo cellulare che potete raggiungere qui, solamente nel link che vi manda la vostra email, in realtà c'è appunto l'iniezione del codice malevolo leggo.js, che ovviamente una volta che l'avete mandato vi cattura i vostri dati di accesso. Una volta che siete compromessi, ovviamente potrà accedere alle vostre carte, ai vostri email, eccetera, eccetera. Insomma, state attenti perché è molto rischioso. Può essere fatto in maniera non persistente o persistente, come ora vi spiego, ossia si individua un sito vulnerabile, magari questa volta lo può trattare di un forum, e mette nel proprio codice una scritta tipo un'immagine, guardate, c'è una bellissima immagine di cagnolini o bellissima immagine di cellulari, voi invogliati da questa cosa andrete a leggere, ma invece che il normale link verso questo sito avrete il link con la stessa identica modalità di sopra, ossia con l'iniezione del codice malevolo, e da quel punto insomma, diventa tutto uguale al punto 1. Ora, ovviamente ci sono molti metodi per sanificare, come bloccare. Ora, il modo più semplice, ovviamente, è se voi avete WordPress, in quanto per bloccare il site scripting in WordPress non vi basterà altro che, come dire, non vi basterà altro che scaricare dei plugins che questi plugins renderanno il vostro sito sicuro. Vi consiglio anche delle password sicure, anche se bisogna essere sinceri, WordPress e anche io ho messo anche delle configurazioni del vostro config.php di WordPress, in modo tale che non sia riscrivibile. E ovviamente ci sono, se non lo volete fare manualmente, ci sono anche dei plugins che vi permettono di, lo fanno loro per voi praticamente questo lavoro. C'è da dire che ogni volta che viene aggiornato WordPress aumentano sempre il livello di sicurezza, quindi insomma è un CMS abbastanza sicuro, relativamente sicuro. L'unica cosa che vi consiglio è le password, mettete sempre un plugin per bloccare l'accesso di forza bruta alle password, perché veramente alla fine rischiate che venga individuata, oppure usate plugin tipo Jetpack, che sono veramente ottimi. Questo articolo qui lo trovate a North Solution, vedete la scritta in alto, 2019-0521, WordPress, tecniche avanzate di sicurezza, mentre l'altro articolo lo trovate su North Solution, attacchi XXS di tipo site scripting. Allora, vediamo adesso, vediamo un attimino come sanificare